Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Siamo qui nella prima gallery dedicata a Maradona. Qua abbiamo esposto a Via della Sapienza i miei quadri realizzati quest'anno per la memoria di Diego. E il primo quadro che ho fatto e poi casualmente ho portato fuori a San Paolo, oggi chiamato Maradona Stadium, e Maradona con il suo numero 10, mentre corre, vola, con la palla che vola, con le braccia che volano. La mia idea era quella di lasciare un ricordo ai napoletani di un'impronta di felicità, e l'impronta di felicità che Diego ci ha lasciato. Questo quadro l'ho fatto un po' di tempo fa, però è diventato un'icona durante il momento del 25 novembre, nella morte di Maradona. Io l'ho esposto fuori allo Stadio San Paolo e casualmente la stampa, i media, le persone si sono focalizzati su questa immagine come se fosse un personaggio vivente. Hanno omaggiato Maradona con tanti doni, tanti regali, tante canzoni, tanti cori, ed è stata un'emozione enorme. E anche in questi quadri, come si vede, l'impronta è sempre presente. È un'impronta di grande felicità, un'impronta che ci fa capire cosa e come Diego ha amato Napoli e nella sua grande forza, e che poi si trasmette in questo quadro in tutti gli ideali che successivamente alla sua attività sportiva e calcistica si è dedicato ad aiutare i deboli, ad aiutare chi ne aveva bisogno, e come un grande argentino quale Ecce Diego ha continuato quest'opera di solidarietà verso chi ne aveva bisogno, ed è stato un campione anche in questo. Qui abbiamo conosciuto casualmente i ragazzi del film, il set del film Maradona Sogno Bendito, organizzato da Amazon Prime. Questo quadro è stato fatto con loro, in particolare qui vediamo la copertina della serie, dove c'è Maradona giovane, Maradona diciamo di mezz'età e Maradona il campione dopo che ha lasciato il calcio. In questa casa abbiamo conosciuto Peter Lanzani, che è un grande attore argentino che ha fatto la parte di Cisapella nel film di Maradona, ed è stato un grande amico, e con tutti i ragazzi della serie abbiamo dipinto, abbiamo creato, abbiamo riportato quest'arte nel nome di Maradona, che oggi qui è stata esposta per la prima volta. Una galleria dedicata all'arte di Maradona, perché Maradona è anche arte, è anche cultura, e tanto. Maradona è eterno, Maradona è dentro lo stadio, dentro il cuore di tutti gli italiani, in particolare dei napoletani, ed è amato da tutti. Questo quadro ci racconta invece la storia di uno dei gol più strani e forse più importante, perché ha dato la vittoria a Maradona, ed è una vittoria importante. E qui abbiamo la mano del Dio, se il pallone si trasforma in Coppa del Mondo, ed è l'ultimo quadro che ho fatto di Diego, e forse è quello che lo rappresenta meglio. Lui qui è sosteso nell'aria, è battibile, supera chiunque, anche il portiere. Il numero 10 è sempre con lui, e la sua impronta diventa più forte, più netta, ed è questo è il quadro che amo di più. Io penso che Diego è per i napoletani un grande campione, un grande personaggio di questa città, e tutti lo portiamo nel cuore. Io sono grato di aver avuto l'ospitalità nella House Gallery La Sapienza con questa piccola esposizione che porta un omaggio ad un grande campione. Grazie ancora. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, 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 tómbola. Sí.
la sa.